Chiara Ferragni, quel gesto orribile. Chiara Ferragni, quel gesto orribile. Ma chi sei tu, Chiara Ferragni? Io il tuo nome lo sento sempre pronunciare sui social, specie su Facebook. E ora ho visto questo post. Chiara Ferragni mostra il dito medio alzato dopo la vittoria dei Maneskin all'Eurovision. Ma insomma, Chiara Ferragni, quel gesto orribile. Chiara Ferragni, perché hai fatto questo gesto, Chiara Ferragni? Tu non conosci i miei video, Chiara Ferragni, non conosci i miei video? Lo sai che su YouTube ci sono oltre 12.000 video di Serafino Massoni e in molti di questi video io ho già parlato di questo gesto orribile, Chiara Ferragni, un gesto che ci riporta alle antiche città di Sodoma e Gomorra, dove tutti facevano questo gesto, per cui il signore Overlord le ha distrutte Sodoma e Gomorra. E poi Roberto Saviano ha scritto il romanzo Gomorra, Gomorra, ricordando Sodoma e Gomorra, Gomorra, Camorra. Chiara Ferragni, ah, quel dito, Chiara Ferragni, che brutte cose che si possono fare con un dito messo così, Chiara Ferragni. Ma perché hai fatto questo gesto, Chiara Ferragni? Tu magari ora li perdi tutti i tuoi follower, avendo tu fatto questo gesto che ci ricorda le rovine delle antiche città di Sodoma e Gomorra, Chiara Ferragni. Dove vuoi metterlo quel dito, Chiara Ferragni? Brutte cose, Chiara Ferragni, brutte cose. Non si deve mai fare questo gesto. Ora tu li perdi tutti i tuoi follower, Chiara Ferragni. Anche io di preciso non so chi tu sia, Chiara Ferragni, perché voi siete delle meteore. Voi, influencer girls, escort girls, porno girl, siete delle meteore che ora ci siete, dopo non ci siete più, non ci siete più e piangete tanto, dopo piangete tanto perché non guadagnate più una lira e vi tocca andare alla Caritas a mangiare un piatto di minestra calda, Chiara Ferragni. Ma perché non segui la web tv di Serafino Massoni, Chiara Ferragni? Quanti video che ho dedicato a questo gesto orribile, Chiara Ferragni. Ma dove lo mettiamo quel dito, Chiara Ferragni? Questo è un gesto che si faceva nelle antiche città di Sodoma e Gomorra. Tutti lo facevano questo gesto a Sodoma e Gomorra. Per cui Overlord si è fortemente indignato e le ha polverizzate le due città di Sodoma e Gomorra, Chiara Ferragni. Chiara Ferragni, non si fa questo gesto. Dove vogliamo metterlo quel dito, Chiara Ferragni? Hai letto tu quest'opera, Chiara Ferragni? Si parla anche di questa situazione, Chiara Ferragni. Ah, Chiara Ferragni, Chiara Ferragni, che ora li perdi tutti i tuoi follower, perché io vedo e prevedo cose brutte per te, Chiara Ferragni, cose molto brutte. Quando nessuno più ti vorrà seguire e tu piangerai tanto, tanto, tanto per aver fatto questo gesto, Chiara Ferragni. E poi, quando non guadagnerai più una lira, ti toccherà andare alla Caritas a mangiare un piatto di minestra calda. Ma prima che ciò succeda, vai subito in libreria e compra una copia della Stirpe del Serpente, dove si parla per l'appunto di queste brutte cose, Chiara Ferragni. Ah, Chiara Ferragni, che brutto questo gesto. Dio, quel dito, dove vogliamo metterlo quel dito? Chiara Ferragni, brutte cose, tutte spiegate in questa opera storico-mitologica, La Stirpe del Serpente. Addio, Chiara Ferragni, addio. Addio da Serafino Massoni.